Buongiorno amici di Officine Caruso, buona domenica, dalla calma dei saloni di domenica di Officine Caruso ho beccato un altro specialista della regia, mio nipote Roso, che mi aiuterà in questa avventura. Roso, in mezzo a tante auto italiane, lo sai, queste sono tutte auto italiane, Alfa Romeo, poi? Ferrari, poi? Maserati, questo cos'è? Ferrari, Lamborghini. No, questa non è una Lamborghini. No, questa è una Ferrari. E dimenticavamo la piccolina, quella cos'è? 500 Abarth. Bravo, troppo bella la 500 Abarth. Vi presentiamo una vettura che non c'entra niente con questa Italia, è un interrogativo questo che vi faccio e capiamo insieme se non c'entra niente con l'Italia, la Mercedes R231, la quinta serie della Mercedes SL, fu un'auto che quando debuttò al salone di Francoforte straforse i canoni delle Roadster che fino allora esistevano, perché introdusse per la prima volta il tetto rigido e questa macchina poi dettò una pista progettuale che poi fu ripresa da Ferrari, per esempio con California sulla 488. Oggi tutte le vetture tranne qualcuna che è tornata al tetto in tela hanno il tetto rigido, per ovvi motivi che vedremo anche quando andremo a provarla su strada. Una vettura che pochi sanno ha tanto di italiano. Il suo cervello infatti è italiano, perché chi è appassionato del marchio Mercedes sa che il capo designer di Mercedes storico, ormai in pensione da anni, è Bruno Sacco, un progettista e designer che ha curato tutte le Mercedes più importanti, tutto lo stile, il capo dello stile Mercedes dal 1952 in poi. Uno dei progettisti italiani inseriti nella Hall of Fame dell'automotive. Dunque, Sacco, che andò in pensione nei primi anni del 2000, del nuovo millennio, fece in tempo a fare il suo canto del cigno dettando le nuove linee di questa R231. Nuove linee che richiamavano in questi parafanghi. Vorrei perdere tantissimo tempo a parlare di quanto è bella quest'auto, ma due cose ve le devo dire, sono la linea di cintura dell'auto e questi parafanghi che richiamano con quelle branchie lo stile della prima fortunatissima SL ali di gabbiano. E poi questo frontale affusolato, questa è una versione AMG Line 350 che ha, la riconoscete da queste colorazioni, da queste scritte, i cerchi e l'assetto della vettura. Comunque questa è un'auto che tra le sue qualità più importanti ha l'eleganza, ed è bella da chiusa, ma è bella da giriamogli ancora intorno, 1, 2, 3, da aperta. Si apre in 16 secondi, questo è un optional naturalmente, perché quest'auto costava 89.000 euro, ma ora vi farò vedere che oltre a questo ha tantissimi altri optional e arriva, che spettacolo guardarla, credetemi amici, quando la vidimo nel 2002 le prime foto che uscirono dopo la bellissima R129, quest'auto ci sembrò un'auto che veramente spinse tutto il settore a creare veramente delle roadster di grandissimo livello, perché poi tutti i marchi gli andarono incontro. Stupenda quest'auto, che poi conosciamo benissimo perché negli ultimi 2 anni l'abbiamo gestita noi e prima l'ha sempre gestita Mercedes. L'anno scorso, più di un anno fa, abbiamo fatto sempre un video su questa vettura e oggi l'ultimo proprietario ha provveduto a modernizzarla ancora di più con quel sistema Android, naturalmente conservando tutto il sistema originale. Bellissimo anche l'inserto che vedete, che elimina la radica di noce e la rende molto attuale, una linea troppo attuale. Ed è un'auto che comunque si presta al viaggio, perché con la capote aperta perde volume, ma guardate comunque quanto volume rimane
dietro. Ma apriamo anche il baule che conta. Qui il richiamo automatico del cofano, del vano. Prego, Rosario, apri il cofano. Tira. Grazie Rosa, ha sganciato il cofano motore. E vi facciamo vedere questo 6 cilindri da 245 cavalli. Torniamo indietro nel tempo perché vi metto proprio la descrizione che avevamo fatto nell'altro video. Questo era l'M112. Vi tolgo questa parte per farvi vedere, se la notate, l'inclinazione a V di 90 gradi, che esordì proprio con questo motore raffinato e studiato per ottenere il massimo dell'efficienza e del rendimento, minimizzando gli sprechi. Adozione di accorgimenti tecnici nuovi e inediti, ma con grande efficacia, perché si privilegiò il fattore leggerezza. Tra l'altro, l'auto era appesantita già dalla capote, quindi si lavorò sul motore per recuperare in peso. Struttura in lega di alluminio con le canne cilindriche sempre in alluminio e silicio per ottenere forte riduzione degli attriti, e una distribuzione monoalbero a 3 valvole per cilindro. Soluzione che può sembrare arretrata e in controtendenza, ma in realtà anche quest'ultima nell'ottica di ridurre i pesi rispetto ai bialboli 4 valvole dei precedenti motori M104. Un unico asse a camme presente in testa per ogni bancata. E anche le punterie in lega d'alluminio con rivestimenti di acciaio e BL in acciaio forgiato. Efficienza unita alla leggerezza, che viene completata dal collettore di aspirazione che qui intravediamo proprio se ci sforziamo, in lega di magnesio. C'era qui una soluzione, poi magari vi faccio le differenze con questo bestiale dell'SL55MG, però voglio farvi notare come questo motore non è meno complesso di questo. Con la nostra macchina del tempo torniamo nel presente per farvi vedere qualche altro dettaglio. I cerchi, soprattutto quanto sono belli, e queste pinze rosse tipo AMG con i freni forati e autoventilati. Scopriamola. Sedile va indietro. Guardate la cura del pannello. Impianto Bose, apertura del baule, sedili con memoria, vedremo meglio come funzionano questi, riscaldamento e raffreddamento, e il sedile, una vera e propria poltrona, identica praticamente a quella della Classe S, però qui in una configurazione molto più sportiva. Da questo tasto ti dà l'accesso alla panchetta posteriore con un comodo copri portaoggetti. Torniamo al suo posto e guardate quanto dà modernità questa nuova plancia. E per i più nostalgici, dietro abbiamo il vecchio sistema. Davvero, davvero bello da vedere, ma questa plancia ce la godremo ora sulla strada. Merita anche la visuale dal lato della guida. Vai. Una cosa che ci tengo a farvi vedere è che quest'auto non solo ha tutti i tagliandi registrati, ma i due precedenti proprietari, i tre precedenti proprietari, si sono presi la briga di conservare tutto lo storico delle fatture, solo ed esclusivamente Mercedes, tranne l'ultimo intervento che abbiamo fatto noi. Vai, torna al tuo posto, chiudiamola e profilo. Pronto per la strada e il vento è in plein air. Non si offendano i tedeschi, ci voleva una matita italiana per fare un capolavoro del genere. Dai, andiamo su strada. Dammi la chiave, bimbo. E la mettiamo in moto e andiamo a provarla con il nostro caro Rosario. Metti in moto. E sentite che è bello, regolare, è perfetto come un orologio questo motore fantastico. Naturalmente, Saro, guido io, vero? Tu mi fai da regia. Andiamo a farci un giro. E naturalmente il design di bordo
è degno e superiore anche al design esterno. Quindi capite che macchina che fu partorita da questo genio italiano, ricordiamocelo, perché l'Italia rimane sempre l'Italia. I sedili sono avvolgenti al punto giusto, in questa versione AMG Line vi contengono molto di più con queste spalline, hanno tutte le regolazioni, quelle lì, sia dal lato passeggero sia dal lato guida possibili e immaginabili, e naturalmente hanno in questa versione, con questo optional, un optional che vi coccola in inverno e in estate. Rosso, la vedi quella ventolina? Sì. E accendila e guarda che cosa succede. L'hai messa subito a 3, la mettiamo anche a 3 qui. Cosa c'è? Il freschetto nel culetto. E ora ti passo il telefono e andiamo a vedere su strada come va. Come va? Va veramente bene. Perché ve l'ho detto prima, è nata per viaggiare quest'auto. È all'aria aperta fino a 120-130, anche a velocità più sostenute. La cappotta aperta non vi crea nessun problema. Non c'è alcun vortice di aria che filtra nell'abitacolo. E ti respiri l'aria. Oliveti fantastici che hanno tanto frutto e produrranno la gioia dei nostri agricoltori e anche la gioia dei nostri consumatori, perché l'olio nostro è veramente buono. Rosso, se vuoi chiuderla, se noi rallentiamo un pochino sotto i 40, la capote basta premere e si chiude. Tieni premuto. Quindi anche in movimento la vettura si chiude. E ora, tieni, completiamo il ciclo di chiusura, si chiudono anche i finestrini. Naturalmente non fatelo in movimento, perché comunque bisogna preservare comunque un'auto che ha più di 20 anni. Questa vettura è già stata iscritta ASI e ora ci godiamo il clima. Clima veramente perfetto, perché era all'avanguardia questo climatizzatore. E ricordatevi che comunque questa SL è una S in miniatura. SL, sapete cosa significa? Sport Lake, mi pare in tedesco, in italiano sportiva e leggera. Proprio quando nacque la prima 300 SL era una vettura sportiva e leggera. Per la verità, per via del tetto rigido, questa vettura non è proprio leggerissima, perché pesa intorno ai 1800 kg. Ma ripeto, avere la possibilità di utilizzarla d'inverno con questo tetto rigido e anche d'estate, perché vedete che il clima è davvero ideale, l'abbiamo regolato a 20 e lui è a 20. Tra l'altro questi impianti di climatizzazione avevano già dei sensori di umidità che leggevano veramente non solo la temperatura esterna ma soprattutto l'umidità, e questo permette il clima perfetto nell'abitacolo, quindi né troppo freddo né troppo caldo. Allo stop, quando rallentiamo, questo cambio scala perfettamente tutte le marce. Anche lui non è il massimo della sportività, però con questo tasto W o sport, lui va in sport, e quando schiaccio ti dà comunque una bella botta, è una bella sensazione. Non è l'SL55 AMG, ma se dovete correre e arrivare velocemente dove avete deciso di andare, con lei lo potete fare. Non avevo il sedile regolato perfettamente, la mia schiena chiamava, e io per ora l'ho riportato con questi comandi perfettamente al suo posto. Merita tanto anche questo sistema di navigazione nuovo, questo sistema entertainment. Vedete il Google Map che sia nativo sia
collegando l'Apple CarPlay con un semplice cavo. Questo in viaggio vi aiuta tanto. Poi, se andiamo nella home del sistema, qui abbiamo la velocità, la musica, una bella grafica, il Bluetooth e tutte le app di Android, perché questo è un sistema Android dove potete scaricare qualsiasi cosa. Poi l'auto, un'altra cosa che gli dobbiamo far vedere, Rosario, tu sai cos'è questo? Questo è un Nokia. Te lo ricordi tu? Sì. Tu non eri nemmeno nato quando c'era questo telefono, però lui c'è, quindi conserva l'originalità della macchina. Naturalmente non funziona perché è un vecchio GSM, ma avete questo che vi riporta la plancia nel 2024. Ora non voglio correre, dirvi come è bella da guidare, perché dovete proprio provarla e possederla un'auto del genere. Tutte queste auto non vi devono cercare loro, li dovete cercare voi, li dovete conservare, amare. Questa, la SL, di tutte quelle del suo periodo, è la più diffusa perché nacque per il mercato americano e poi ne vendettero tantissime anche in Europa, e naturalmente beneficiava di tutta l'industrialità e di tutta la tecnologia del marchio Mercedes, che ai primi del 2000 la faceva da padrona. È un gran marchio anche oggi, ma nel 2000 credo fosse il terzo marchio al mondo. Quindi quando nacque questo progetto, quando nacque questa auto, e questa è un'auto che, rispetto a tante altre auto italiane che avete visto anche nel mio salone, rispetto alla Maserati per esempio o alle Ferrari, sono auto molto più gestibili, e sono auto anche rispetto a una Porsche, poi parliamo di due posti naturalmente, molto più comode e che potete utilizzare tranquillamente tutti i giorni per fare qualsiasi viaggio. Queste auto i chilometri non li spaventano assolutamente. Questa qui a 160.000 km, ma 160.000 km di una Mercedes SL non sono paragonabili a 160.000 km di una Maserati o di una Ferrari, perché quelle, se non li tenete veramente perfette, hanno motori molto più sportivi, motori molto più spinti, e solitamente chi le compra non le porta in giro in surplus come sto facendo io ora, ma quelle auto vi spingono a essere portate al limite, quindi devono avere molto meno chilometri di questo. Andiamo a mettere benzina, se no rimaniamo a piedi. E un'altra cosa, visto che abbiamo parlato di benzina, consumi quest'auto veramente niente, cioè rispetto a una 5000, una 500 o una 55 addirittura MGE, quest'auto consuma veramente poco. Perché questo 6 cilindri è giusto per questa vettura, ha una cilindrata importante, ma con un filo d'acceleratore è regolarissimo. E poi altro cenno importante, le sospensioni di quest'auto sono fantastiche, non ha l'APC, che è la regolazione elettronica con i cuscini, che secondo me su quest'auto è esagerata. L'APC va bene per le auto estreme, quindi per la MG che ha 500 e passa cavalli, non per quest'auto che è molto più gestibile e molto più affidabile un sistema tradizionale. Chiaramente alluminio tantissimo, perché poi i pesi in qualche modo li hanno dovuti contenere. Sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote, e quindi l'auto, se deve essere sportiva, siamo arrivati alla Jeep e facciamo benzina, se deve essere sportiva lo sa anche essere. Bene amici, abbiamo fatto un po' di carburante, siamo tornati a questa bella schermata che potete personalizzare come volete. Questo sistema comunque è talmente complesso, pieno di funzioni, che merita un video a parte. Vi faccio vedere solo che torniamo alla radio, e anche la radio DAB è di tutto rispetto, è l'audio. Liberarli, tre di loro infatti erano nella lista. Proviamo. Cosa?
perché passiamo la musica, altrimenti YouTube ce la blocca, perché suonano le hit del momento. E questa macchina, la 350, comunque con questi 245 cavalli faceva da 0 a 100 in 7,2 secondi. Vedete che quando schiaccio lei è poderosa. Dietro di me una Fiat Croma Turbo, la riconosco dal frontale che ci vuole tenere testa, ma io non volevo fare la corsa con lei. Onore anche alla Croma, che ha una grande, è stata anche una grande macchina, il bello della diretta. Quindi vedete come spinge quest'auto quando deve spingere. È un'auto che ha prestazioni enormi, credo che sia comunque in questa quinta serie la SL sia una vettura che assolutamente, lo dico senza presunzione, sia la più bella delle SL moderne. Chiaramente la Lidi Cappiano è fuori concorso, perché quest'auto raggiunse l'apice della tecnologia, l'apice della guidabilità, la giusta elettronica, il giusto controllo, godendoti anche lo stile di guida. Le SL nuove non è che non mi convincano, solo che oggi i marchi auto hanno talmente tante sportive e tante declinazioni che si è persa un po' la bussola. Quindi poi, se non siete d'accordo, per carità, io magari la vedo un po' facendo parte di quella generazione di mezzo, perché sono ancora uno di quelli che ha visto il passaggio evolutivo da automobili ad automi, perché oggi le auto sono delle automi, fanno tutto loro. Per carità, ben venga l'aiuto, ben venga la tecnologia, ma poi affidare tutto a qualcosa di esterno, di algoritmico e fuori dal controllo della nostra intelligenza, poi potrebbe avere i suoi risvolti negativi, sebbene io sono per l'evoluzione. Tornando a fantastica auto, fin quando ce ne saranno io le curerò, le commercializzerò e me le godrò con voi e con chi avrà il piacere di fidarsi di noi, del nostro modo di lavorare. E allora, ragionamento a voce alta: perché queste auto dei primi del 2000 stanno galoppando così tanto sul mercato dell'usato? Con una dovuta premessa: le auto che sono in ordine, perché in giro vedo delle cose oscene, che prima queste auto, parlo di tutte le auto sportive di quegli anni lì, le hanno bistrattate, le hanno abbandonate, demolite, distrutte. Molte auto sono raffezzate o raffazzonate, come dice qualche mio collega molto più famoso di me. Quindi le auto, quelle belle, quelle in condizioni, così come quest'auto che vi stiamo presentando, cos'è che le spinge tanto? Le spinge il fatto che nel 2000 l'industria automobilistica, nei primi decenni, nel primo decennio soprattutto del nuovo millennio, l'industria automobilistica aveva raggiunto delle, non dico la perfezione, ma la giusta conoscenza per fare delle automobili con lo spirito giusto, quindi il giusto equilibrio fra sportività, guida, tecnologia, motori, affidabilità. E da quest'auto, dall'abitacolo di quest'auto, che credo sia la migliore in assoluto dal punto di vista dell'eleganza, del comfort e dell'affidabilità. Poi ci sono tanti altri aspetti dove altre auto sono più performanti, chiaramente. Ma oggi avere un'auto così significa spendere poco di mantenimento, avere comunque un'auto che si presta a farvi divertire, a godervela ancora tanto, un qualcosa che quando mettete in garage è un oggetto esteticamente stupendo, tant'è che
gli algoritmi e le intelligenze artificiali non è che ultimamente stiano partorendo questo design spettacolare. Andate a vedere la ultima serie della SL, per esempio, che è bella, non la voglio criticare, ma non credo mai avrà il successo che avrà quest'auto, perché comunque è anche confusa fra le tante sportive, le tante declinazioni che vengono immesse sul mercato con una velocità e una anche con pochi ragionamenti. E poi si rischia di sminuire la sigla e il modello di un marchio che ha fatto la fortuna, di un modello che ha fatto la fortuna del marchio. Dunque, la SL350 e tutte le SL sono auto da attenzionare, da comprarne se sono ben tenute, e da godersi e anche da lasciare agli eredi, perché lasciate qualcosa che verrà apprezzato. Da Giuseppe, dalla SL350, da Rosario, che sbuffa un po', se un po' stufato, lo capisco, e dai nostri uliveti fantastici, vi salutiamo.